Ecco a Biancavilla che si ripropone la sbarrata con l'apertura della Porta Aurea del Sacello, che custodisce durante l'anno il simulacro ligneo di San Placido, patrono della città, mediante il rito delle tre chiavi. Ieri sera, al termine della Santa Messa in Chiesa Madre, presieduta da Don Roberto Caprino Campana, neoparroco della comunità di Santa Maria di Licodia, il clero, i componenti del Circolo San Placido e dell'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Antonio Bonanno, si sono diretti nella cappella dedicata al Santo Patrono, che racconta con gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia il martirio di San Placido e dei fratelli e compagni martiri, e anche l'apoteosi del santo per il ripristino del rito dell'apertura del sacello. Ad introdurre e a spiegare il significato del sacro rito ripristinato nel 2018 dopo tanti anni, poi sospeso però per via del terremoto e della pandemia, è stato il prevosto parroco Don Agrippino Salerno. Successivamente si è passato alla lettura delle preghiere e alla consegna delle chiavi, rispettivamente da parte del sindaco Antonio Bonanno, a nome della comunità cittadina, del presidente del Circolo San Placido, Placido Lavenia, e del prevosto Don Agrippino Salerno. Ecco poi il momento emozionante dell'apertura della Porta Aurea e della svelata, nell'esultanza dei fedeli presenti. Un momento spirituale significativo che dà così il via ufficialmente alle celebrazioni religiose in onore ai santi patroni Placido, Zenone e alla Madonna dell'Elemosina, dando appuntamento nei primi giorni di ottobre. Cambiamo il mondo.